Buonasera, dialoghiamo di conflitti nel mondo arabo-israeliano nel 2000. Abbiamo visto già una serie di lezioni precedenti, la complessa vicenda della nascita dello Stato di Israele, come poi tutto nato dal movimento sionistico e dalle forti migrazioni che ci sono state dai paesi europei e non solo verso la Palestina, e poi i contrasti che lì all'interno si sono creati. E poi abbiamo visto quando Israele si è autoproclamato da solo Stato, quando gli arabi invece avevano rifiutato la proposta dell'ONU, e da lì in poi, dal 1948 in poi, sono iniziati una serie, dopo la Seconda Guerra Mondiale, una serie di conflitti che sono andati avanti, beh, insomma, per certi versi fino ad oggi, sia rispetto alla questione palestinese, sia anche ai difficili e a volte generalmente ostili rapporti con gli stati arabi limitrofi, confinanti con Israele. Abbiamo visto una serie di guerre, una serie di scontri, fino a quando negli anni Ottanta si è cominciato ad aprire così uno spiraglio di trattative, di punti di incontro, e anche la stessa organizzazione, così l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ha iniziato così a mettere in campo anche così un'azione di attenzione al fatto che ormai lo scontro si sviluppava da anni e non si vedevano vie d'uscita. Beh, inizialmente poi è stato l'Egitto ad aprire queste trattative di pace e questo confronto con Israele, e poi dopo è stato il momento dell'OLP, in modo particolare nel 1993 con la conferenza dei trattati di Oslo, dove effettivamente sembrava si è giunto a un punto di incontro importante tra palestinesi e tra mondo palestinese e mondo israeliano. Sappiamo che gli accordi di Oslo furono fortemente voluti dagli Stati Uniti d'America, da Clinton, e quello sembrava aprire un nuovo spiraglio per future trattative. E da qui un po' in qualche modo comincia il 2000. Nei rapporti tra palestinesi e israeliani. Infatti sarà ancora Clinton che riproverà a mettere in campo un processo, un percorso di pace tra queste due realtà, quando ancora nel 2000, ancora a Camp David, in una riunione tra Clinton, Barack e Arafat, proverà così a riprendere le fila del dialogo che sembrava anche Arafat aver accettato, aver preso in atto, forse anche con l'idea che la via del terrorismo non conduceva delle soluzioni rispetto alla costruzione di uno Stato palestinese. Tuttavia, nonostante gli sforzi americani, gli sforzi di Clinton e forse anche un certo tipo di concessioni che comunque rappresentante israeliano farà Barak, questo summit, questa riunione non fallirà, non darà esiti positivi. Barak effettivamente offrirà qualcosa di significativo al mondo palestinese. Certo non è la soluzione che si sarebbe voluto fin dall'inizio, ma date le condizioni in cui si era in questo momento, Barak offrirà la nascita di uno Stato palestinese, non di una semplice autorità palestinese, come era prima, come era nel 93. Questo era uno Stato palestinese che nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, con capitale Gerusalemme Est. Forse in quel momento storico era qualcosa già di significativo rispetto a quello che era possibile fare. I due leader avevano anche concordato una serie di principi guida per realizzare questi negoziati che sembravano la base di un futuro dialogo, di un dialogo ritrovato per certi versi. Le due parti qui avevano concordato che l'obiettivo era porre fine a decenni di conflitto, abbiamo detto dal 1948 in poi. Le due parti si impegnavano a proseguire gli sforzi per concludere comunque in un accordo finale. E i negoziati dovranno avvenire sulle basi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, famose che abbiamo visto in incontri precedenti, la 242 e la 338. E alla fine, in entrambe le parti convengono che gli Stati Uniti sono un punto di mediazione fondamentale, un partner fondamentale. Certo, ma abbiamo già notato, credo vada notato, che saranno gli Stati Uniti a mettere insieme, come dire, le parti di questo, i puzzle, le schede di questo duello che sembrava irrisolvibile. Tuttavia sarà Arafat a rifiutare,
in realtà senza presentare delle vere, delle proprie controproposte. Certo, rifiutare perché anche all'interno del mondo palestinese abbiamo detto che problematiche c'erano anche dentro il mondo israeliano, perché anche nel mondo israeliano c'erano anime più radicali, anime invece più disponibili al dialogo, e anche Arafat ha al suo interno, all'interno del mondo arabo, del mondo palestinese, delle problematiche, delle critiche, critiche interne per la sua politica di dialogo con Israele, che abbiamo detto prima. Che Arafat ha intrapreso in questi ultimi anni. Emerge, si fa strada sempre di più, si fa strada sempre di più forze più integraliste, come Hamas, con la quale non vuole, Hamas non vuole nessun patto con Israele, che è una posizione di Hamas che è certamente diversa, in contrapposizione a quella di Al-Fatah, insomma, che invece rappresentava, era all'interno, era un così, all'interno dell'OLP, una struttura all'interno dell'OLP, all'interno del partito dell'OLP, dell'organizzazione dell'OLP, che invece si era dimostrata in questi anni disponibile al dialogo. Insomma, anche all'interno del mondo palestinese, del mondo arabo, si stavano facendo strada anime assolutamente non disponibili al dialogo, ma che anzi per certi versi cercavano o alimentavano lo scontro. E questo avviene anche, questo è avvenuto anche dentro Israele, anche i laboristi israeliani sono in difficoltà, perché è stata loro l'azione di ricerca di un punto di incontro, di una pace, di un punto di compromesso con l'OLP e con le forze palestinesi, perché c'è la destra del Likud, l'altro sono i partiti principali, poi ce ne sono anche degli altri, ci sono tante forze in Israele, ma queste sono un po' forse le due maggioritarie, c'è anche il Likud che invece preme per un'azione più di contrasto, più anche di espulsione o di così dei palestinesi da una serie di terre, insomma, di occupazione forse sembra politica del Likud di più terre possibile. E un esponente importante di questa azione del Likud della destra israeliana sarà certamente Sharon, il quale nel 2000, che è capo dell'opposizione contro i laburisti, che rappresenta il Likud, farà una celebre camminata nella spianata delle moschee di Gerusalemme Est, che doveva essere palestinese, che doveva essere sotto gestione palestinese, e dando inizio a quella che poi sarà la seconda intifada nei territori dell'autonomia palestinesi, con una serie di scontri. Questa camminata ha un alto valore simbolico, intanto fatta da un esponente della destra israeliana, e poi a significare come che una parte di Israele o del mondo israeliano non riconosce che Gerusalemme Est sia in mano palestinese, come a dare un segno di forza, di presenza israeliana in un territorio che invece doveva essere palestinese. E anche da notare, peraltro, che Gerusalemme, nella spianata delle moschee, è un luogo sacro, un luogo altamente importante, altamente simbolico, anche nel mondo palestinese, nel mondo arabo, e quindi questo sembrava un affronto, sembrava una provocazione, un'azione, come dire, volutamente di provocazione verso il mondo palestinese e il mondo arabo. E questo naturalmente provocherà questi scontri, questa seconda intifada, diciamo che sono scontri di forze regolari, di forze armate regolari, sia nella prima sia nella seconda intifada, i palestinesi combattono con quello che hanno, insomma, tratti anche con dei sassi, con modi di guerriglia, ci sono anche dei morti, però gli scontri comunque hanno un alto valore così simbolico e lasceranno anche un certo segno nei rapporti tra le due popolazioni. E Barak a questo punto sospende il processo di pace con i palestinesi, dato che la situazione sembra degenerare o tornare a degenerare. E comunque riprendono anche atti terroristici di un certo peso. In novembre scoppia un'autobomba a Gerusalemme che dà il segno che un certo terrorismo sta forte e sta agendo. E a dicembre, dopo gli attentati, Baraka darà le dimissioni e sarà questo segno della crisi dei laburisti. Allora, con argomento dire che allora l'azione, dal suo punto di vista, l'azione di Sharon è stata efficace, ha riportato all'ordine del giorno lo scontro col mondo arabo-palestinese e anche ha fatto riprendere una certa egemonia del Likud, della destra israeliana, rispetto alle forze laburiste. Qui inizierà una forte campagna elettorale tra Sharon, Likud e Barak. Esprime il partito laburista, una forte campagna elettorale, sono messi in campo una serie di temi fino a febbraio, che
del 2001, che il giorno sarà il giorno delle elezioni, dove Sharon vincerà in modo importante, in modo significativo, con un ampio margine, il 62% contro il 37% di Barack. Questo allora voglio dire che dal punto di vista di Sharon questa sua azione forte, violenta, di provocazioni a lui ha, come dire, gli è stata favorevole. Certo che i problemi rimanevano e Sharon organizzerà un governo di unità nazionale dove inserirà anche Peres come ministro degli esteri, anche per l'esperienza di Peres e il suo ruolo internazionale. Certo che la nuova politica del governo di unità nazionale è una politica tesa al dialogo, al confronto con Arafat, con le forze palestinesi, ma a indebolire Arafat, cercando di non colpire direttamente il popolo palestinese. L'esercito israeliano entrerà in alcune cittadine vicino a Gaza, nell'area A, che avrebbe dovuto essere l'area palestinese, e di contro, d'altra parte, andranno avanti gli attentati da parte del mondo arabo. Se famoso sarà un attentato davanti a una discoteca a Tel Aviv, dove moriranno molte persone, insomma, tutto quello che finora si era fatto per la pace sembrava crollare, tutto ciò che sembrava il castello così che si era costruito sembrava ora cadere a pezzi. Nel 2001, nel luglio del 2001, i capi dei paesi industrializzati che si riuniti a Genova però si pronunciarono per creare una forza internazionale per regolare e diminuire la violenza che si era creata tra palestinesi ed israeliani, per cercare di trovare un punto di incontro, un argine a queste violenze che erano in costante e in continua crescita. Qui sarà Israele a dirsi contraria, mentre invece di contro i palestinesi erano favorevoli. Certo che ora lo scontro si è ulteriormente radicalizzato, si è diventato ulteriormente violento. Israele intensifica le azioni per colpire le organizzazioni che considera per certi versi più pericolose, o quelle nelle quali pensa nascano le azioni terroristiche più violente, Hamas e la Jihad Islamica, e fa questo anche colonizzando territori arabi di quelli che non dovrebbe colonizzare. A questo punto questa azione violenta di risposta che non cerca nessun punto di equilibrio da parte di Israele, viene criticata anche dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, che invece pensano a soluzioni di compromesso o a ritornare a quello che era stato fatto a Camp David dai presidenti americani precedenti. E iniziano a emergere anche da parte di intellettuali proposte di pacificazione, famosa quella nel 2003, che un gruppo di intellettuali israeliani e palestinesi di parti diverse propongono un compromesso di pace per la Palestina, proprio la nascita di uno Stato palestinese a Gaza e Cisgiordania e una forza internazionale di sorveglianza, ma tutto sembra non dare ancora un esito, fino a quando nel 2005 Sharon annuncia, anche probabilmente su pressioni degli Stati Uniti, da importanti pressioni degli Stati Uniti d'America, e per la situazione si era fatta molto grave, molto difficile, annuncia il ritiro della popolazione israeliana, sia militare sia civile, dalla striscia di Gaza, dei territori della Cisgiordania, e lo smantellamento delle colonie che erano state impropriamente costruite lì in questi territori. E a questo punto sembra effettivamente essere giunti una svolta. Nel 2012 l'Unione Europea riconosce la Palestina, finora non è mai successo, e l'ONU dà un seggio alla Palestina da osservatore permanente. Non è ancora riconoscimento ufficiale proprio di uno Stato, però è certo un punto d'avvio, un punto di inizio, di una svolta. Certo, anche dentro il mondo arabo ci sono forze che non sono disponibili a nessun tipo di dialogo. Sicuramente i movimenti islamici guidati da Hamas e della Jihad Islamica dichiarano di non rispettare il volere di Arafat e di proseguire nello scontro. E la problematica si fa ulteriormente grave, soprattutto dentro il mondo arabo, quando nel 2006, nelle elezioni, Hamas vince nella striscia di Gaza e diventa la principale forza con il 44%, mentre invece al-Fatah, l'organizzazione dell'OLP, perde con il 41%. Certo, è ancora una percentuale importante, però Hamas ora in questo momento è prevalente, mentre invece al-Fatah riesce a mantenere una certa forza, una certa prevalenza in Cisgiordania, e quindi si creerà questa divisione. L'al-Fatah, che
l'espressione dell'Olp, forte in Cisgiordania, mentre invece Hamas è forte nella striscia di Gaza. Ma la striscia di Gaza sarà occupata non solo, Hamas vedrà la prevalenza di Hamas non solo dal punto di vista politico delle elezioni, ma Hamas vorrà vincere anche dal punto di vista militare. Infatti nel 2007 avviene una battaglia proprio dentro la striscia di Gaza tra Fatah, le forze di Fatah e le forze di Hamas, e sarà Hamas a vincere e ormai a controllare completamente la striscia di Gaza. Striscia di Gaza che Hamas inizierà ad usare per lanciare dei missili contro Israele, problematica che poi è arrivata fino all'oggi. Si dice che nel 2008 Israele che ci sono stati 3.102 attacchi di Hamas verso la popolazione civile di Israele, che sono partiti appunto dalla striscia di Gaza, fra missili e colpi di mortaio e così, insomma, qualcosa di consistente. Certo che Israele, nella sua politica di reagire per non essere distrutto, perché l'idea di Israele, abbiamo già detto in altri incontri, è quella che la reazione deve essere sempre forte, per certi versi superiore, considerandosi circondato da una serie di stati nemici, e con l'idea che se la reazione non sarà fortissima e non sarà un deterrente, Israele rischia di sparire. Questo è un po' il piglio che generalmente Israele utilizza, e sarà forte. Israele considera questo, definisce un margine di protezione alla sua popolazione civile attraverso un intenso bombardamento di Gaza nel 2014. Si parla di 2.000 morti tra palestinesi, di cui, dice l'ONU, 2/3 sono civili. Insomma, sono cifre consistenti. La situazione sta giungendo a un punto di continua tensione, di continuo scontro, di violenza crescente. Tra il 2009 e il 2017 alla Casa Bianca ci sarà un presidente democratico che si presenta con tutte le intenzioni di riaprire un dialogo tra palestinesi e israeliani. Questo presidente si chiama Obama. Obama all'inizio del suo mandato riprese il tema del conflitto e pronunciò una frase famosa, un discorso famoso che sembrava riprendere quello che poi Clinton aveva fatto prima, insomma, dicendo che gli israeliani devono riconoscere che proprio come il diritto di Israele di esistere non può essere negato, nemmeno quello della Palestina. Si tornava al discorso territori in cambio di sicurezza. Ovvero a Israele gli era riconosciuto il suo ruolo, la sua posizione, il fatto di esistere, di contro però Israele, quindi la sicurezza, di contro però Israele concedeva la nascita di un vero e proprio Stato, di un vero e proprio Stato palestinese. Nel 2020, ma in realtà però Obama proverà una serie di mediazioni, due in particolare, ma nessuna delle due avrà successo. Ha detto che la situazione si era ulteriormente degenerata e si era forse diventava ora molto difficile realizzare un intervento di mediazione. Arriveranno poi gli anni di Trump. E Trump nel 2020 in una conferenza proverà a affrontare questo tema forse da un punto di vista diverso, e comincerà a parlare che in cambio di alcune concessioni extra si imponeva il riconoscimento degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Questo naturalmente pare difficile che questo potesse essere una base per futuri accordi, futuri punti di incontro, un piano che sarà subito rigettato dai palestinesi. E va detto che forse sia con Obama, ma forse ancora di più con Trump, insomma, la situazione è sembrata fino ad oggi non trovare più un filo conduttore, un punto di arrivo, un punto di compromesso, e anche oggi vediamo le grandi difficoltà, le grandi tensioni che sono presenti in Medio Oriente. Mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo il tanto materiale didattico di storia, filosofia e educazione civica presente sul canale. Grazie e ai prossimi incontri.